Cristian, con questo modulo qualche pallone in più hai avuto lì davanti? Diciamo che qualcosa abbiamo creato, dobbiamo ancora migliorare perché è ancora poco per vincere le partite, però è stato un passo in avanti sicuramente. Passo in avanti, cioè, insomma, il gioco mi è mancato anche questa volta, anche loro hanno avuto più occasioni sia nel primo tempo sia anche nel secondo tempo. Sì, loro hanno avuto qualche occasione in più sicuramente. E quindi dobbiamo, ti ho detto, rimboccarci le maniche e continuare a lavorare perché è l'unica cosa che possiamo fare. Le parole se le porta via un po' il vento, possiamo stare qua a parlare per ore, ma l'unica soluzione per migliorare è allenarsi e il campo. Comunque ti sei trovato meglio tu personalmente con questo modulo? Vabbè, io ormai un po' mi adatto, nel senso che ho giocato con quasi tutti i moduli e sì, no, vabbè, a me piace avere qualcuno vicino. Un compagno di reparto, quindi al di là del modulo è l'atteggiamento che poi si ha in campo. È successo quel calcio di rigore? Avevo deciso di tirarlo di lì per una serie di motivi. E il portiere era molto alto e volevo angolarla molto e purtroppo l'ho chiusa troppo. Alessandro Favalli, Padova involuto sul piano del gioco. Sapevamo che era difficile e abbiamo fatto fatica in certi momenti a giocare palla e abbiamo rischiato anche il primo tempo di prendere gol e passare in svantaggio e per come poi si era messa la partita con il calcio di rigore all'ultimo minuto potevamo portare a casa anche i 3 punti e ci portiamo a casa questo punto e dovremo dare qualcosina in più per migliorare e portare punti importanti a casa. Ecco, soprattutto nel primo tempo la squadra era molto allungata, anche voi difensori, anziché seguire, diciamo, andare in attacco, andavate indietro. Sintomo un po' di paura? Ma no, non era paura, che secondo me in fase quando recuperavamo palla poi avevamo fretta di giocare in avanti e perdevamo palla e quindi loro ripartivano e trovavano i buchi in mezzo al campo e quindi eravamo costretti a scappare.